Preside Angelica Tirone, oggi è un giorno importante, ma secondo lei basta solo questa dimostrazione, una pianta che viene messa a dimora, oppure occorrerebbe proprio nelle istituzioni, nelle scuole essere più presenti per il rispetto dell'ambiente? Ma la pianta è il simbolo oggi, quindi non possiamo piantare un bosco chiaramente, però nella scuola si fa, insomma tutte le scuole adesso, oggi come oggi, il problema del rispetto dell'ambiente, ma innanzitutto del riciclo. La pianta ha tante funzioni, innanzitutto la funzione di dare ossigeno e quindi permette di vivere tutti, non solo le piante, non solo i vegetali, ma anche noi uomini. Però chiaramente noi dobbiamo insegnare innanzitutto il rispetto e quindi al sapere anche conservare le piante e non distruggerle. Quindi noi facciamo tanta attività legata proprio al riciclo della carta, al riciclo un po' di tutto. La legge punisce severamente chi inquina e chiaramente la scuola ha un ruolo importante nell'insegnare ai bambini il rispetto, anche perché ci sono delle procedure penali poi qualora non dovesse essere rispettato l'ambiente. Certamente, fa parte della, prima la chiamavamo educazione civica, adesso è educazione alla convivenza civile e quindi supponiamo questi obiettivi che si trasformino in competenze per i ragazzi e che un domani, diventando loro i protagonisti della vita, quindi nelle loro funzioni di persone, di avvocati, nel loro lavoro, possano trasferire queste competenze e quindi utilizzarle al meglio.